Ciao Maurizio, stasera ho deciso di intervistarti. E sai perché? No. Perché voglio che tutti sappiano cosa stai facendo. Grazie. La prima domanda che ti faccio è Sì. questa qua. Com'è nata questa tua passione per il video e come mai hai scelto proprio di fare il filmmaker? Ho iniziato tantissimi anni fa per passione, sempre affascinato dal mondo del cinema, fotografia e video. Qualsiasi cosa che era digitale per me era un amore, una passione interna. Ho studiato le basi fotografiche, autodidatta e poi anche dei corsi, e poi sono passato al video. Il perché sono passato al video? Perché con l'immagine in movimento mi sono reso conto che posso raccontare di più, emozionare di più, sia me stesso, sia quando consegno un prodotto, sia wedding che commerciale, qualsiasi cosa. È una passione innata. Fai solo wedding o ti occupi anche di altri settori? Come avevo già risposto precedentemente, mi occupo di tutti i settori. Sono conosciuto e specializzato nel wedding, ma faccio tanto anche commerciale, qualsiasi video. Il commerciale può essere emozionale come un video wedding. È la stessa cosa, perché la mia maniera di vedere, la mia maniera di creare rende un video commerciale anche emozionale. I dream of your smile all through the day. Nel mio curriculum potete vedere anche esempi di lavoro fatto all'Aiatico, ovviamente per l'artista Daniele Basso. Sono stato il videografo, il filmmaker del 2019 dell'Aiatico. Terza domanda. Quanto tempo impieghi per realizzare uno dei tuoi video? Per realizzare i miei video ci metto tanto tempo. Io di solito sono ore e ore di montaggio. Il wedding porta via tantissime ore perché poi faccio diverse cose, le riprese vengono fatte sia molto reportagistiche, sia con montaggio miscelato con l'audio in diretta. Quindi faccio tante cose, dal trailer, prematrimonio, save the date, backstage, che è fortissimo, e quindi è un bel pacchetto per default che rilascio e veramente completo. Quindi sono tante ore mediamente. Intorno ai 30 ore di post-produzione. Vedendo i tuoi lavori, essendo chiaramente la tua fidanzata, mi usi come cavia e io mi commuovo continuamente, è evidente che trasmetti tante emozioni. Ma te, cosa provi nel realizzare i tuoi lavori? Per far sì di creare emozione agli altri, per prima devo emozionarmi io. Io lavoro, sto sul pezzo finché non sento qualcosa dentro e dico wow, mi emoziona. A quel punto vuol dire che il lavoro è finito, o perlomeno sono molto vicino alla conclusione del contenuto, in maniera che se mi emoziono io per primo, riesco a emozionare anche gli altri. Questa è una domanda che non era prevista, che mi è venuta in mente in questo momento. Quando consegni il wedding box ai tuoi sposi e insieme a loro guardi il video, che emozione ti dà vedere loro in quel momento che si rivedono? Una bellissima emozione, anche perché il voto tra virgolette finale è quando consegno e quando viene vista da loro, da me in studio. Solitamente faccio vedere il trailer e tante volte si emozionano, piangono, sia uomini che donne, sia lo sposo che la sposa. E questa è una sensazione bellissima, perché capisci che hai fatto un lavoro fantastico, che hai colpito nel segno, che sono riuscito a trasmettere emozioni semplicemente con un video di 4 minuti, che è la sintesi di tutto il mio lavoro. Poi ci sono altri contenuti nel wedding box
appunto il video che racconto circa 20 minuti, racconto una giornata. Ultima domanda, ma quanto ti diverti a fare tutto questo? Pensate a una cosa che vi piace tanto, uno sport, una qualsiasi passione. Ecco, per me è la stessa cosa, è una passione che amo. Delle volte dico, wow, sono 8 ore che sono davanti al PC e è già passato. Magari stento anche a mangiare, perché per me è veramente una passione, una soddisfazione e il tempo mi passa veramente veloce. Per concludere questa intervista, grazie che hai collaborato a questa iniziativa folle, ma d'altronde chi ci conosce lo sa che non siamo proprio normali. Vi posso dire che Maurizio Bacci è veramente un filmmaker fantastico. Io certe volte apro piano piano la porta del suo studio e lo guardo e mi rendo proprio conto che lui entra in un mondo che in pochi ci sa mostrare. Grazie per avermi dato la possibilità di raccontarmi, grazie perché è una tua idea e io l'ho subito approvata perché l'ho trovata eccezionale. Grazie davvero. Grazie ragazzi.